Allora. Cambio, io alle 20 stacco. E allora cominciamo in questo momento, caro fratello Stefano, facci vedere il countdown, 38 minuti da ora. Ragazzi, ritmo Andrea, lo sai che il ritmo diventa infernale ora. Andrea, Paola, Francesca, sarò anche sgradevole talvolta, succederà, ma sappiate che per il bene di questi 38 minuti, è solo per dare ritmo a questo inferno. Francesca, sei pronta? Accetti le condizioni? Firmi tutte le clausole che io metto in piedi. Clausole vessatorie, tutte, dalle per sottoscritti. Esatto. Allora, avete firmato tutte le clausole, quindi vi tratterò come voglio io. Partiti, mancano 37 minuti e 30 secondi circa. Facci vedere anche qua il countdown, se poi non mi ricordo. Ah no, qua non lo vediamo, non mi ricordo mai. Comunque, ragazzi, è partito il... Sono già trascorsi 40 secondi, ragazzi. Allora, io direi, Andrea, Paola e Francesca, se siete d'accordo, Luca ha raccontato ieri di questo scontro, direi, post partita tra Allegri, la squadra e la società, non ad personam con uno in particolare, ma collettivo. Luca, tu ci hai detto, io lavoro altre 3-4 ore dopo la cosa di oggi per capire qualcosa, cosa ci puoi dire in più? E poi arrivano tutte le domande di Andrea, di Paola, di Francesca e della chat, io le metto da parte. L'ho detto oggi, io in genere ho un settaggio su queste vicende quando si supera la soglia in vari modi, qua riguarda una questione post partita eccetera, di tenere 48 ore, no? In genere. Quindi diciamo nella mia testa fino a domani poi si consuma definitivamente, nel corso della giornata, del pomeriggio, direi che possiamo ricostruire, non solo dedurre, ma ricostruire che la scelta rispetto alle tensioni di ieri sera, il fatto che si è andati sicuramente oltre, è quella di stemperare, soprassedere e stemperare, forse far passare una giornata e poi ovviamente cosa succede? Che tutti in un attimo, se passa l'acqua sotto il ponte, sostanzialmente da mercoledì sei già in lavoro partita pieno, perché si gioca sabato, c'è il derby e tutto il resto. Quindi io credo che la Juventus abbia adottato questa linea un po' tutte le parti. Non ho riprova che ci siano stati dei chiarimenti o delle spiegazioni o dei confronti, però potrebbe. Nel caso, se lo sapremo, lo racconteremo. E, Stravis, cioè, con tutto il bene, stiamo parlando di due cose. Una, questa risposta che sto dando è molto, la domanda di Massimo è molto specifica. Siamo d'accordo? C'è le famose tre vie, ve le ricordate le tre vie? Beh, chi non c'era, le tre vie, succede qualcosa, esonda, hai tre soluzioni, esonda qualcosa, ci sono tre vie. Una, incassare, la seconda è reagire con un intervento, prendendo una decisione, la terza è cercare di chiarire, quindi incontrarsi, avere un confronto eccetera. Credo che la strada percorsa fin qui sia chiaramente quella del incassare, soprassedere, magari può far parte del gioco, può succedere. Sinceramente può darsi, ma questo non muta nulla del punto di non ritorno tra Allegri e la Juventus. Quindi Allegri e la Juventus non saranno insieme il prossimo anno. Questa cosa qui stanotte, direi che la superiamo e cerchiamo di fare le cose giuste da qua a fine stagione. Non possiamo sciupare l'occasione di andare a finale di Coppa Italia, non possiamo sciupare quello che è tutto sommato è successo in questo turno di campionato, perché non è solo la nostra vittoria, ma è anche quello che è successo ovviamente a Bologna-Atalanta. Gli scontri diretti è vero che ci saranno per noi, parlo di Bologna e Roma, volendo del Milan, ma sarà una partita neutra quella col Milan, immagino, per loro, non per noi, non lo so, però è vero che ci sono anche gli scontri diretti tra di loro. Quindi da questo punto di vista sono
e siamo tutti d'accordo che questo è un turno che ci dà e ci consegna un gigantesco sospiro di sollievo grazie al fatto che Federico Gatti incredibilmente non si trovava in fuorigioco. Che per tutti abbiamo pensato fosse fuori gioco. Sì, esatto, incredibile. Allora ragazzi, questo è la risposta alla tua domanda che era molto molto precisa su una cosa più. Allora io propongo allora ragazzi allora ora arriviamo a te, ora Luca arriviamo a te. Io per oggi ho messo 5 domande della chat, poi voglio Andrea, voglio Paola e voglio Francesca e voglio che ti facciano dire tutto. Luca, però ascoltami, perché sono 5 domande molto specifiche anche sul mercato e torniamo ovviamente, lo sapete, l'allenatore è il tema principale, però sono qua della chat. Prima domanda, prima che perda la connessione, Luca, che fine ha fatto Samardžić? Non 3 minuti su Samardžić, cioè 10 secondi. Rispetto alla Juventus o in generale? Sulla Juve non ce ne frega niente della sua vita e delle sue cose. No, perché rispetto all'Udinese è una domanda legittima anche. Sì, ma non ci frega niente. Cioè, forse lui intendeva quello, a me interessa sulla Juve, poi a me del futuro di Samardžić, se non è alla Juove me ne frega il giusto. Luca, i messaggi li metto in evidenza io, grazie, ora mi preoccupa di rispondere. Sì, però. Sì, sempre. Vai. Allora tu hai questo vizio che clicchi il messaggio e lo togli dopo 3 decimi di secondo. Tranquillo, tu togli le collegge a nessuno. Ma tu togli quelle mani. 38 minuti e 5 minuti litigate sui messaggi. Ma dai, tu togli quelle mani. Devi togliere quelle mani. Devi togliere quelle mani. Vai, allora, Luca, al Samardžić sì o no in futuro? Si può fare, sì, sì. È ancora assolutamente nei radar, attenzionato. Guardate, Giuntoli è talmente positivo rispetto a rivalutare concretamente quello che era un accordo di massima già stipulato anche con la famiglia, che è talmente sognone che lui ritiene di avere in pugno la situazione e poter valutare se prenderlo addirittura in prestito. Ah, ok, allora poi Felipe Anderson, porta tecnica, velocità, talmente esperienza. Ritiene che il giocatore possa essere velocità, in pugno, esperienza. Ah, che velocità, mica la gara, dai, su. No, dimmi. Velocità, sta. Va bene, leggendo. Allora adesso ti stupirò. No, ma sto leggendo il messaggio di Delboy che dice velocità. Dice Felipe Anderson, porta tecnica, velocità ed esperienza. Un 31enne fisicamente integro, ottima operazione. Ti aggiungo questa osservazione. Entra Felipe ed esce Chiesa. Io non vedo un link diretto tra i due, spero. A 60esimo. Al 60esimo. Esatto. Intanto, domanda Andrea. Facciamo al 70esimo. Andrea, ti piace l'idea, ragazzi, ma dobbiamo creare un roster. Esatto, aspetta. Andrea, ti piace l'idea Felipe Anderson? Per la panchina, sì. Per, Paola, ti piace? Paola, cioè, ti piace posto di Allegri? Sì. Paola, ti piace anche a te? Francesca, ti piace l'idea Felipe Anderson? Sì. Brava, secca, sintetica, capito? Gli avvocati come sanno che il giudice non vuole ascoltarti un'ora mentre stai là, dice rapido, avvocato l'ha già scritto questo. Allora ragazzi, poi andiamo percentuale Conte, vai, tanto vola il tempo, Luca, tienimela lì questa che più tardi la affrontiamo. Immagino al 38 scaduti. Questa... Che non c'è tempo e ti rimanda duro. Non ho mai lasciato in evasa una domanda. Cioè, mai, non è mai. Piuttosto l'ho fatto finta di non sentire la domanda. Esatto. Luca, chiedimelo lì. Andrea, Luca, ma Anna a Napoli si porterà Allegri, Sulé o tutte e due? Nessuno dei due, secondo me. Vedete com'è veloce e sintetico mentre voi lo attaccate? Ma poi perché Andrea fa le domande ben fatte, giuste, cioè, non robe... Cioè, Francesca, allora facciamo così. Non hanno senso. Io ne ho salvate altre 4, tra cui Conte. Allora, Francesca, fagli una domanda tu e poi parla. No, perché allora mi incavo adesso. Chi entra e chi esce a centrocampo? No, troppo presto. Hai capito come ti ha sistemato? Troppo presto. Come si fa? Ma quanti? La Juve secondo me inserirà 3 centrocampisti. Ma la semifinale di ritorno con Felipe Anderson non me la vedete? Benissimo. Se fa un fallo tipo De Vrij, sai che succede? Ricordi?
Tu puoi immaginarti, Andrea, quanto ce ne possa fregare in questi anni dei commenti. Lo so, a noi no, niente. Allora, Paolo. Ma io una cosa vorrei sapere della rissa di ieri, una cosa che mi preme: la squadra come ne esce? È sempre più lontana dall'allenatore o pensi che possa aver dato una sferzata? Perché a me preoccupano le partite che verranno. No, io non credo alla sferzata. Nel caso, nella quindi peggio ancora? No, ma sai, questa non è una squadra rivoluzionaria. Nello spirito, e parlo di gruppo squadra, non è un gruppo squadra rivoluzionario, ribelle, e non è neanche un gruppo squadra pericoloso per un allenatore. Quando hai quel blocco di senatori, quel blocco di calciatori che hanno peso specifico, vorrei dire anche che sono ascoltati in società, questo succede in tutti i grandi club, soprattutto quando la squadra è vincente o forte, no? Questo non è lo stato dell'arte, però oggi non mi sento di dire che quella di ieri sera possa essere come risultato un qualcosa di sferzante per la squadra. Per me no, non è questo il risultato che si può ottenere. Perché Gatta una volta diceva che lui pure gli è successo che una volta sono andati proprio, sono scornati anche con tutti e da lì ne è uscita comunque un filotto positivo. No, allora, però io non credo. Premessa. Si sono scornati 15 volte quest'anno. Quindi, okay. Ma questo, ripeto, fa parte, lo spiegavo oggi, fa parte delle dinamiche del calcio. Okay. L'allenatore può scegliere in determinate situazioni di lasciare la squadra lì. Loro usano questo termine, gli allenatori, li lascio lì, ok? O di usare la carota, in base magari a un risultato, una partita che ti gira storto, non è venuta proprio come volevi, oppure di andare col bastone. E questo ci sta, ma questo sarà successo 15 volte quest'anno. Quello che è successo ieri sera è una cosa diversa, è ulteriore. Anche l'azione di Ibiz l'ha fatta arrabbiare molto. Quando gli ha detto andare sulla bandierina, invece lui ha centrato. Sì, il Diz. Lui si è arrabbiato tantissimo. Non è che per l'azione di il Diz ora Allegri si mette a insultare. Però già era molto nervoso. Però se lui si arrabbia perché la squadra si arretra troppo, ma questa squadra ha sempre giocato così. Luca, le dichiarazioni di Allegri ufficiali invece ti sembravano già un po' polemiche oppure no? Allora, da un lato mi è sembrato inizialmente, io ho sentito i microfoni, che lì arrivi, ricordiamo qual è l'iter, dopo che l'allenatore sceglie un eventuale incontro del terzo tipo o meno con lo spogliatoio, con la squadra, tanti allenatori non lo fanno nell'immediato, Allegri è uno di questi, che sceglie anche spesso di non andare a discutere con la squadra, a volte che non è necessario fare i complimenti ragionati, magari c'è lo sguardo, c'è la cosa e poi ci si prepara, si va, microfoni, pay TV, poi la mix zone, poi la conferenza che sostanzialmente chiude il cerchio. In qualche caso ci sono i canali ufficiali che vengono lasciati per ultimi, in cui parlano al canale ufficiale, ok? In prima battuta io ho sentito i microfoni, secondo me non aveva voglia di parlare, non aveva voglia di rispondere, l'ha buttata un po' in vacca su alcune cose, quando dice non ci sono quelli con la maglia bianconera, quelli con la maglia viola, poi dice sostanzialmente anche quando risponde anche noi prepariamo le partite per fare pressing 90 minuti, baricentro altro, che mi sembrava una risposta ovviamente 24 minuti, forza! Vai. E poi in conferenza, quindi lì, poi pian piano è arrivato in conferenza che era molto più tranquillo e sereno, e mi pare che proprio oggi Giovanni Albanese, beh, io quella mix zone l'ho ascoltata, l'ho vista perché c'è Nicola Gallo, il mio collega proprio di fianco a Giovanni, quindi io ho l'RVM, l'ho vista, l'abbiamo anche fatto mostrato in TV. Effettivamente Allegri arriva piuttosto rilassato all'ultimo round, devo dire che le domande erano domande molto attinenti alle cose della partita, nessuna domanda che è andata su discorsi del futuro eccetera, e devo dire anche che altresì in quel momento non c'era cognizione che poteva, cioè nessun giornalista poteva avere cognizione del fatto
per cercare magari di andarlo a pizzicare, come dire, mister, ma ha parlato con la squadra, faccio un esempio, non ti viene in mente, ci sta di chiederlo in quel momento. Però pian piano si è rifocalizzato le risposte che pertinenti che voleva dare. Allora ragazzi, le metto in ordine, i temi sono tutti, miste. Luca, le parole precise, ora devi lasciare questi messaggi che metto in evidenza. Ciao Reed. Proprio di Reed ne avevo uno. Luca, le parole precise. Però martedì ero in curva a Torino, alla curva sud con mia moglie, in curva lo adorano, È adorato Allegri in curva sud. Luca, sì, c'è una linea molto... C'è una linea molto chiara, io non frequento lo stadio da tanto tempo, spero di poter tornare a vedere la Juventus sul campo nella finale di Coppa Italia, che è una dolce abitudine. No, è una dolce abitudine che ho e che mi consente il lavoro. Se c'è la finale di Coppa Italia riesco ad assistere, quindi spero di poterlo fare, però sappiamo, abbiamo ricostruito noi giornalisti un po' tutti, sappiamo che è molto chiara, c'è quella della curva, non è un amore, diciamo, costruito con Allegri, ma è una scelta, è una linea molto chiara che i gruppi hanno scelto, poi i conti si fanno alla fine. Ovviamente dal punto di vista dei gruppi, secondo me il primo interlocutore con cui fare i conti non è mai il giocatore, l'allenatore, a meno che non abbia combinato qualcosa di clamoroso, eccetera, ma è sempre la società. Cioè per i gruppi l'idea è se sono allineato o no con la società. Intanto sto allineato con la squadra, sto allineato quindi col mister. In prima battuta questa è una scelta chiara, netta, che verrà portata avanti fino a fine stagione. Luca, le parole precise di Allegri, ci puoi dire qualcosa, qualche cosa di sfizioso che ti è arrivato? Guarda, non se le ricorda più neanche lui, diciamo. Ma tu? Io non lo so. Luca, devi lasciarmi i messaggi che metti. Zampi, io... sei bellissimo, ti hanno scritto. Ma è un troll, Antonella 822, dai, su, via, 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 via. Allora, Massimo, Monblanc, anzi, io ho l'impressione che Giunto li abbia preso in mano la situazione. Sa che Allegri non ha interesse di fare il massimo. Ma perché questa cosa io non capisco? Perché pensate che Allegri voglia finire male la stagione? Boh, io questa cosa non capisco. Cioè, non no, ha senso, questa cosa è spacciatura di nuovo. Questo è il retroscenismo che non... Luca... Quale dei bolognesi può arrivare? Eccolo qua. Dove fa recupero? Io chiedo il recupero. Devo fermare il tempo, però. Io chiedo il recupero. Per 8 minuti. Sta dicendo Sartori ora. No, ragazzi, il tempo effettivo. Non ho capito. Chiedo a Stefano in regia se esiste il tempo effettivo. Dai, possiamo sospendere durante questa telefonata. Stefano mi risponderà. È il nostro regista, è lui il nostro notaio un po', è lui che decide le regole, se no stiamo andando avanti che showman, se lo mette in evidenza lui, cioè sta al telefono e si mette in evidenza che showman, ragazzi. Allora. Comunque io non ho capito da chi è partita questa lead, da Allegri è entrato e ha sbroccato, allora, il giocatore, Luca, poi... il racconto di Luca mi sembra abbastanza chiaro, cioè lui dice è arrabbiato, non si sente supportato dalla società e forse vede i giocatori un po', l'abbiamo capito, non lo so, o molli o spaventati, non sappiamo esattamente cosa. Ma perché proprio ieri, dopo una vittoria? Così? Vabbè, figlia mia, se potessimo rispondere a tutto. Perché lui è vero che si lamenta sempre, dopo le vittorie è più polemico, dopo le sconfitte difende di più, però... Vai, la vittoria di ieri non è diversa dalle altre vittorie, No, però... non te lo puoi permettere, a meno che tu non ci dica subito cosa ti hanno detto ed è importante, non te lo puoi permettere. Hai perso un minuto, stavo cronometrando. Vai, Luca. Eccomi. Devi lasciare i messaggi. Percentuale colpa. La bomba. Per più di Allegri, che è più di Allegri. Vero, confermo, confermo Paola, brava Paola, un buon voto per Paolo, voto di 10. Luca, Conte, percentuale Conte in Italia, percentuale Conte estero.
Guarda, se mi arriva, ma perché ti interessa questa cosa? Dai, se rispondi veloce mi interessa. E secondo te a noi cambia? A noi Juve? Sì. Beh, sì, sì, molto. Sai, meglio. Anche per voi cambia? Molto, sì. No, per me no. Io quando lo rivorrei alla Juve. Allora, il Napoli ha offerto un triennale a 8 milioni netti a stagione. No, figurati, vado. Tutte le deleghe in mano, De Laurentiis si è detto, ovviamente ultima offerta, gli ha già preso 3 no, gli ha detto guarda, ti fai tutto tu, non mi vedi neanche. Non ci credo, ma non ci credo manco De Laurentiis. Sì, ma De Laurentiis deve stare 3 anni a Los Angeles, però. Esatto. No, ripeto, ha preso 3 no finora. Questa è la maxi offerta che ha fatto. 8 e secondo te, Luca? Per 3 anni. Secondo te, Luca? Con Ibrahimovic che è andato in difficoltà rispetto alle promesse che aveva condiviso con Cardinale dopo questa questione anche giudiziaria che riguarda la proprietà, e credo un ritardo rispetto al programma o a quello che Cardinale aveva dato per scontato dell'ingresso di un importante socio di minoranza arabo che entrerà nel Milan, ma credo che non faranno in tempo per l'estate, quello che era stato paventato a Conte è rimasto lì sospeso per aria. Poi è chiaro che se tra 2 settimane per il tempo, però intanto stringe. Io ti dico che sull'estero lui, da quello che so io, non è interessato ad andare in Inghilterra, e in generale non vuol dire che ha rifiutato qualcosa dell'Inghilterra. Insomma, l'unica che in Inghilterra ascolterebbe lo United, per cui ha una stima incredibile. Il Bayern non credo che si abbia fondato su di lui. Il Bayern parla quindi con De Zerbi. Quindi Napoli, un tempo il Bayern parla con De Zerbi. C'è una short list a Monaco di Baviera, ma non mi risulta che abbia portato avanti i discorsi con Conte. Ma tu un tema Juve 0 0,0001%. Luca, un tempo dicevi Conte mai con De Laurentiis, alla fine finisce là. Ma quanto dura? Quanto allora, io non sono qua con la sfera di cristallo, sono qua a dire d'accordo, questo. D'accordo, Paola. 0%, 1, 2 no, 3 no. Ok? C'è un retroscena, devo dire, particolare, che riguarda un importante collaboratore di Antonio Conte, importante, quasi storico, ma diciamo che fa parte degli staff con cui ha lavorato di recente, eccetera, importantissimo per Conte, che gli ha detto guarda, io al Milan io non verrei, ma a Napoli se hai bisogno vengo. Questo, ma chi è che ovviamente vuole venire alla Juve? Ma che vuole questo? Ma chi è? Fate voi, indovinate. Vi ho dato un indizio pazzesco. Detto questo, De Laurentiis, che ha preso 3 no sul muso, si gioca all'all-in, ve l'ho detto, vi do le cifre. Triennale 8 ma... milioni netti e io sparisco. Ma ragazzi, ma vi pare Alessio? Alessio certo che verrebbe. Dai, no. Scusa, ma chi è questo? Qualcuno dice Oriali. Non mettere i messaggi, Zampini, che fai tic. Ah, sono io che li ho messi, guarda che verde. Luca, tu ti devi... Luca, ora voglio che parli così. Ok. Kim del Bayern, può essere un'idea o no? Ma lo vendo? Kim del Bayern potrebbe essere sicuramente un'idea, però non ho tracce particolari, anche se Juve e Bayern stanno parlando. Venuta fuori questa cosa di Zirkzee, sinceramente... Mm. Sono un po' cauto, ma credo che il Bayern abbia sondato per Chiesa. Aia. Se ho capito bene. Bolognese, tra Vlahovic chi è che ha più probabilità di rimanere? Tra Chiesa e Vlahovic? Allo stato dell'arte sicuramente Vlahovic, non solo perché è un contratto che non è in scadenza tra un anno, ma anche perché ha dato ormai da un paio di mesi grande disponibilità al fare un nuovo contratto, che ovviamente non vuol dire che andrà a rinunciare a dei soldi, ma sarebbe un contratto più lungo, 2028, ha un ammortamento ulteriore, migliore sul cartellino, il costo annuo, e ovviamente magari anche la gestione dei bonus, eccetera, piuttosto
folle da quello che ho intuito. Ecco perché giunto li vorrebbe rifare un po' tutti i contratti, e questa cosa l'ha iniziata ormai da ottobre scorso, però a oggi sicuramente Dusan Vlahovic, ma è sia per quello che intuiamo, sia per logica, ma anche per quello che capiamo. Cioè il dialogo con gli agenti di Vlahovic è molto fitto, il dialogo con gli agenti di Chiesa è sospeso, anche se la cosa fa notizia solo fino a un certo punto. Perché? Perché sia con Chiesa che con Vlahovic ci si era detti ci si vede a fine aprile. Poi con Vlahovic, evidentemente anche sollecitati dal giocatore, i ragionamenti invece sono proseguiti anche nei momenti in cui c'era magari l'idea di lasciare un attimo da parte questi due contratti, magari iniziare a trattarli dal lato della società, nel momento in cui ho anche cognizione, certezza di che tipo di stagione andrò a affrontare la prossima, e magari anche del tipo di budget che posso permettermi, allora, come costi del personale, no? Ci sono un sacco di domande, di la verità, non riesco a vederle tutte. Goretzka, Chiesa, Zirkzee, scambio. Ok, Luca, ce n'è una doppia, dai, ne per le metto in evidenza io. Devi alzare quelle mani. Una da prima, quale dei bolognesi può arrivare? L'altro sulla percentuale di Motta, se è salita, sono un po' collegate. Tu chi vedi tra i vari? Tu ci hai parlato di Porsche, poi c'è Ferguson, c'è Zirkzee, c'è... sono tanti, Calafiori. Chi è che tu dici a oggi lo vedo un po' in pole? E secondo, ti risulta sempre più Motta? Dei bolognesi credo che Calafiori sia quello nettamente in pole position. Che vuol dire addio Bremer? No. O no? No, Bremer e Calafiori non stanno... Aspetta. Bremer e Calafiori non stanno nella stessa frase. Bravo. No, ma non è una questione di... Bravo! Facciamo i fighi, quelli bravi li abbiamo noi, eccetera. Non è questo. Il tema è che proprio tecnicamente, tatticamente, calcisticamente, sono due giocatori paradossalmente super compatibili, paradossalmente. Cioè, se io perde De Ligt, tu pensi, chi c'è in Italia? C'è Bremer, no? Quel tipo di difensore che ha quel tipo di impostazione, di... Calafiori è un altro giocatore, un giocatore completamente... Prima roba, la Juve, l'ho già detto, è un anno che ha la caccia spasmodica di un centrale mancino. Cioè, questo è proprio uno, a prescindere da Bremer, non Bremer. E secondo, se esce Bremer e prendo Calafiori, cosa ho risolto? È cioè, quello di cui io ci allontaniamo. No, ma non è una questione di livello, è proprio il giocatore, cioè il giocatore, il marcatore. Allora, eleviamo Gatti. Ma Jalò cosa ne facciamo? Jalò va in prestito, probabilmente. Hausen, Luca, è alternativo a Calafiori. Hausen, se arriva... Hausen può andare via. Oh. Cioè, ecco, ma, la Juve ma la Juve non è convinta di Hausen, Luca, o semplicemente ci sono tante buone offerte? Ci sono tante buone offerte. 10 minuti. Cioè, ci sono tante buone offerte, c'è anche un posizionamento di chi gestisce il giocatore che ormai sostanzialmente ha gestione famiglia, piuttosto equivoco, e anzi non è anche equivoco, piuttosto eloquente circa il fatto che queste società vengono ascoltate, vengono spinte, vengono, non dico cercate, ma invogliate a portare avanti dei ragionamenti. Quanto ci aspettiamo? Questo è complicato, io penso 25. No, non mi piace per niente. No. Almeno 30, infatti. Non mi piace per niente. Si può fare a poco. No. Ma se arriva Thiago Motta, i nostri giovani, Usain già l'hai detto, Ildiz, Sule, Illing, resteranno in rosa, andranno via. Su Hausen la Juve, su Hausen la Juve può fare delle valutazioni sue e può tranquillamente non concedere, non prestare il fianco a delle sirene che il giocatore ha, di squadre che gli dicono, importanti che gli dicono, vieni a noi, giochi. Sapete qual è il problema quando ti arriva un Lipsia, un Dortmund, ti arriva adesso quel tipo di società, ma ce ne sono 5 almeno, e che quando vanno a questi giocatori gli dicono vieni da noi, giochi, sai cosa succede? Poi si impuntano e vieni. No, succede che giocano. E questa fa parte della storia di queste squadre tendenzialmente. Poi se giochi male perdi il posto, se l'allenatore, però giocano. Allora Luca, dobbiamo essere più rapidi. Vlahovic è ancora giovane. Hausen in questo momento è 51% out, 49 resta. Ma non alla Roma, no. Non alla Roma. Allora Luca, una cessione di un titolarissimo è inevitabile? Luca, non è i messaggi che metto io in evidenza e non mettere i tuoi. Stefano, stai fermo che mi fai tutte le volte preso da me. Vai. Una cessione titolarissima inevitabile?
Io non so se sia inevitabile, perché gli esperti dei conti sono altri, ma una cessione di un titolarissimo ci sarà. Ci sarà, però teoricamente potrebbe bastare anche se vendi Hausen e Sulea a 60 milioni o 70 milioni in due. Faccio un esempio, non è un mio auspicio. C'è anche Illing da vendere, forse. Non lo so, anche perché Filipe Anderson... Infatti tu fai un ragionamento rispetto all'evitabile e inevitabile. Io faccio un ragionamento, io ho detto, non so se sia inevitabile. Io ti ho detto che ci sarà, che è diverso. E ricordiamo, scusami, che il mercato della Juve, a prescindere dalla qualificazione Champions che porta soldi e tutto, sarà sull'onda, salvo sostenibilità, casa madre, dell'autofinanziamento. Comunque Luca, a me Filipe Anderson, scusa, ci torno su quello, sembra più un cambio o una bocciatura o un sostituto dei vari Ealing, magari lo stesso su lei. Cioè, a me Chiesa sembra molto più attaccante di Filipe Anderson, cioè non c'entrano proprio niente, non so come dire, mentre mi dici Ealing, mi dici un po' di giocatori così, capisco che forse toglie spazio a qualcuno di loro o no? No, sono abbastanza d'accordo, è vero che l'anno scorso però Filipe Anderson si è trovato a fare anche il falso 9, ha fatto lui il cambio con Sarri, ha giocato lui falso alla Mertens, no? Non vi ricordate? Alla Mertens, inventato un po' lì, e non se l'ha neanche cavata male, è un giocatore che sa muoversi per il campo, sa trattare il pallone. Devo dire che secondo me viene preso come giocatore comunque in settore offensivo. Sì, ecco, oggi ti direi UEA, ma UEA l'abbiamo mai usato, no? Da attaccante? No, quindi, quindi però ecco, la bocciatura di UEA non è, solo Luca, una bocciatura di Allegri, anche nell'ambiente, anche in società. Cioè non è che ti dicono, no dai, però sfruttiamolo, questo è una risorsa. No, non esce così, hai capito? Esce con, però forse sì, poi io penso che lui voglia giocare, quindi secondo me potrebbe andare via. Allora Luca, UEA ha sbagliato sport, ora poveraccio, vedremo, è anche giovane. Ma andrebbero via sia Ealing che Kostic, cioè, secondo te, potrebbero? Potrebbero. Kostic dalla vita. Kostic potrebbero entrambi, potrebbero. Danilo, lo voci su Danilo, Luca, che sembra... Al momento non ho riscontri sulle voci su Danilo. Ok. No. Ealing? Però lui va in scadenza, Però secondo me Danilo, posso dire, mi sembra proprio uno dei pochi profili che mi viene in mente di quelli che se porti a scadenza non hai niente da rimproverarti. Sì, infatti. Non so come dire. Poi diverso se lui... Se lui scalpita, perché ti dicevo il contratto. Non 5 voglio... minuti, ragazzi, botta e risposta. Ealing, quanto vale? O quanto ci possiamo aspettare? Al di là di quanto vale, quanto ci possiamo aspettare? Ma sai, l'avendo lui in mercato in Premier, secondo me il 20% in più del prezzo lo puoi chiedere. E poi 20 milioni? Sì, in under 25? 21 inglese, anche lui, 20-25, in under 21 inglese, gioca, fa gol. Cioè, devi pensare all'acquirente per ragionare sul prezzo. Però io mi chiedo una cosa. Ealing, se va via, va in Inghilterra. Ragazzi, sto per fare un giro di tutti e tre. Andrà via perché non c'è nuovo contratto. 4 minuti, sto per fare un giro di tutti e tre. Preparate domande con risposta. No, Spinazzola, o va in Arabia o scende. Luca, non te le mettere e rispondere tu da solo. Luca, allora la domanda è questa. Bobinovi, c'è un amico. Hausen. Non rispondo mai. Hausen, Sulé e Ealing e Kostic. Per te vanno via tutti questi. Secondo me, oltre a Filipe Anderson, arriva un altro parametro zero. Che hai già in mente? Ho vagamente, no, cioè, ho qualche nome, però arriverà un altro parametro zero. Sì. E dici chi? So che stanno seguendo dei parametri zero insospettabili. Marco, ce l'abbiamo ancora sul groppone, ragazzi. No. Sì? Mi rifiuto di parlare di Arthur di più. Allora, Andrea, domanda secca, vai. Senti, ma Alcaraz, è probabile, è possibile un rinnovo del prestito? Non pagare non pagare il cartellino, ma rinnovo del prestito? A oggi, quello che mi sento di dire, cioè se il mercato iniziasse oggi e la stagione agonistica fosse finita, ti direi Alcaraz, Juve non lo acquista. Anche, no, non lo acquista alle condizioni dell'accordo, ma anche se anche a 18 milioni non l'avrebbe preso. Anche se Southampton dicesse dai, facciamo il 60%, la Juve non, allora, rinnovo nemmeno. No, ma la tua domanda giustamente è sul rinnovo del prestito, e io lì ti dico, sai, essendo comunque un pallino di Giuntoli,
Sì, io devo anche dirvi una cosa, scusami Luca, abbiamo pochissimo tempo, però devo dire anche una cosa, prima un utente, l'avevo messo in evidenza, aveva detto, certo se dobbiamo rinforzare questo super centrocampo con Felipe Anderson di là, Samardzic di qua, ora mi dici il rinnovo di Alcaraz e cose... Rabiot andrà via quindi, anche no, questa è una domanda aia, Paoletta. Ma no, beh, io disinteressata, leggo un sacco 70, che chiama... 70-30 Rabiot, dai. 70 che 70, va via? Sì, Cobb Miners e Kefren Thuram. E poi Francesca, domanda, mancherò pochi minuti. Uno di questi due arriva. Ah. Ci sono 13 minuti alla fine. Parametro zero, la Juve sta seguendo un DD. Un DD. Non lo sta seguendo, attenzione, non lo sta seguendo perché non lo conosce, lo sta seguendo con attenzione per valutare se fare l'operazione. Attualmente all'Ester. Ma è un 27enne dell'Ester? Sì. Bravo o no? È un giocatore dinamico. Nazionalità? Francese, cosa? Nigeriano. Fortissimo. Perché l'ala kosovara del Lille, chi è? Quell'ala kosovara che sta seguendo la Juve. Come si chiama? Zargevena, cosa del genere. Sì, allora... Vai. Al di là del nome, dici se ti risulta qualcosa. No, lui mi hanno raccontato questa cosa che, come è arrivato... Due minuti, Luca. Adesso mi sfugge. Ho raccontato un aneddoto rispetto a questa situazione qui col kosovaro, che è legato a un'altra operazione. Aspetta, ma adesso la vado a recuperare, aspetta. Ma adesso manca un minuto e mezzo. Francesca, domanda per Luca. Quali sono i nomi più papabili per l'ingresso di un regista a centrocampo? Se entrerà un regista a centrocampo. Brava. Porca miseria, no? Brava. Francesca, Fagioli. A cena che manca centrocampo, Luca. No, però no, regista in effetti non c'è, Luca. Non c'è l'idea di un regista. No, c'è l'idea, ma non c'è il nome. Guarda, ci sono tanti in giro, infatti. Un minuto, però poco più uno di recupero, ragazzi, domande! Temo che non prenderemo Freuler, però. Quindi quel parametro zero chiedi a Tiagone! Percentuale morta più alta? È la più alta, certo. No, sta alzando? Si sta alzando? Quanto siamo? Siamo 83, benvenuto Tiago, direi. 83,14%. È bella la voce di Reteghi, Luca, Reteghi. Reteghi è stato proposto. Al momento la Juve si riserva, perché sugli attaccanti sicuramente la Juve vuole fare un attaccante centrale. Però è un giocatore, secondo me, deve fare grande attenzione. Però l'aspirazione è giocare. Questo ovviamente... Ma sì, però sono nomi che mettiamo a caso. Cioè, così. Tech no, esce... Non è, dai. Tech esce resta. Se il Napoli ci regala Meret. Se non esce. No, ragazzi, che ci sta dicendo? Perché Meret sarebbe l'alternativa a Szczęsny? No, mi tengo Szczęsny. Evidentemente. No, ma dai, Szczęsny, dai, lo teniamo. No, se Napoli non esercita, l'opzione di rinnovo, perché quell'opzione è sull'ultimo anno, che è il prossimo. Comincia il recupero, un minuto! Se non esercita l'opzione, perché? Perché non dovrebbe esercitarla nel caso? Perché l'accordo è che sull'ultimo anno lui guadagna di più. Cioè, se eserciti l'opzione, devono alzare anche l'ingaggio, capito? Meret. Ma meglio Perin di Meret. Luca, non c'è un'idea migliore di Meret? Ma tenere Szczęsny mi sembra già un'idea migliore. Era migliore, però magari con 7 milioni. L'anno scorso non andava carne secca, esatto. Ma uno costa 35, l'altro raga, però il portiere, la Juve ha sempre avuto grandi portieri. Esatto, e che facciamo? Allora ragazzi, stiamo chiudendo. Intanto Andrea, che dici? Voglio. Tutto bene? Meglio per In, benissimo. 83-15. Andrea, ti è piaciuta la formula con Monblano un po' ansiogena? Ma io lo conosco bene Monblano, certo che io Andrea, raga. Grande Andrea. Saluto tuo figlio. Paola, Francesca, certo. Francesca, ci sono gli amici della Fondazione Identità Bianconera con la J, ricordiamolo ancora, Francesca. Da qui li devo salutare, No, stiamo per chiudere. Ciao. Salutaci la Fondazione.
Ok, Francesca. Vi saluto dalla fondazione. Grazie. I saluti della fondazione. Paola Gangemi, ragazzi, ciao a tutti. È finita, Monblano ci ha lasciato. Ciao, ciao a tutti. Forza Juve, stasera Juventus Boto, domani Monblano alle 2. Ciao.